Buongiorno a tutti, sia in sala che alle associazioni territoriali collegate per questa conferenza stampa che ha un duplice obiettivo. Quello di raccontare attraverso analisi economiche, numeri, il livello di sofferenza delle imprese del terziario di mercato e dell'artigianato, inserendolo ovviamente in un quadro recessivo che sta peggiorando di giorno in giorno. Dall'altro, di presentare la giornata di mobilitazione del 28 gennaio, giornata che senza enfasi possiamo definire storica perché per la prima volta tante associazioni, tanti imprenditori vogliono testimoniare il disagio e le difficoltà che incontrano quotidianamente nel gestire la propria attività di impresa. E non è certo casuale che questo avvenga in piena campagna elettorale. Questa conferenza stampa di Rete Impresa Italia, che vede la partecipazione di tutti i presidenti delle organizzazioni aderenti, apre quindi ufficialmente una riflessione sul ruolo che il sistema delle piccole e medie imprese e dell'impresa diffusa deve ricoprire nelle politiche economiche del prossimo governo e della prossima legislatura. Senza indugi, adesso facciamo parlare i numeri e do subito la parola a Mariano Bella, cui seguirà l'intervento del presidente Sangalli. Prego Mariano. Grazie, buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Abbiamo dedicato questa breve presentazione della situazione economica italiana all'impresa, perché l'impresa va riconosciuta come il luogo ideale ed effettivo di creazione di ricchezza, di nuova e migliore occupazione, di provvista di quelle risorse che possono eventualmente essere poi destinate a un processo di efficace redistribuzione. Insomma, attraverso l'impresa è possibile immaginare e realizzare una società più vivibile, più ricca, più equa. D'altra parte, se nella prossima legislatura l'impresa non sarà posta al centro delle politiche economiche, non riusciremo a venire fuori da una crisi che si sta trasformando in depressione economica. Parto dalla fine, dal 2012, che è l'ultima frazione di un periodo difficilissimo e che quindi al periodo 2007-2011 si collega e speriamo che sia il momento finale di un periodo difficilissimo. In rosso segnalo un primo aspetto importante, la riduzione degli spread tra i rendimenti dei titoli sovrani italiani e quelli del benchmark tedesco è stata importante, è stata significativa e ci ha permesso di proseguire a rinnovare il nostro debito a condizioni accettabili. Ma se consideriamo periodi omogenei sui quali per adesso abbiamo dati, dobbiamo riconoscere che la riduzione degli spread non si è tradotta in una riduzione del costo del finanziamento per le imprese. Anzi, a fronte di una riduzione nel periodo dicembre 2011 e settembre 2012 del 25% degli spread, abbiamo un incremento di quasi il 3% dei tassi di interesse che le imprese pagano al sistema bancario. E qui parlo di tassi di interesse veri, cioè di quelli che hanno a che fare con la vita quotidiana delle imprese, soprattutto delle piccole imprese. Parlo dei tassi di interesse che si pagano sugli scoperti, sul fido accordato, sul conto corrente dell'impresa o sulle operazioni di sconto titoli, quindi non di massimi sistemi ma di vita quotidiana del sistema imprenditoriale. E questi tassi sono cresciuti tutti. Alla fine di questa presentazione, per chi vuole vedere, ci sono le note metodologiche per capire bene da dove abbiamo preso i dati e come abbiamo fatto le elaborazioni. Non solo, devo sottolineare che la Banca d'Italia ci dice in maniera inequivocabile che un'impresa che ha un fido fino a 250.000 euro paga qualcosa come il 12%, e al crescere del fido accordato, al crescere delle dimensioni di impresa, questo tasso arriva anche a dimezzarsi. Quindi le piccole imprese, le imprese diffuse, l'artigianato dei servizi di mercato, cioè quelli che fanno diciamo, il grosso non solo dell'economia ma della popolazione, della vita degli italiani, hanno un costo che non solo non si è ridotto ma è estremamente più elevato delle imprese più grandi. Inoltre, a fronte di questa importantissima riduzione degli spread finanziari, le famiglie hanno trasferito ricchezza
allo Stato. E c'è stata una perdita di reddito disponibile reale pro capite, cioè quello che attesta mediamente abbiamo in termini di quattrini che possiamo destinare a consumi e risparmi, di quasi 900 euro, meno 4,8%, il che si è tradotto in una significativa riduzione dei consumi. Devo dire che, come sapete già e come sottolineiamo, questi sono dati aggiornati, sono dati nuovi, e confermiamo definitivamente che il 2012 sarà ricordato come l'anno peggiore della storia repubblicana in termini di riduzione reale pro capite di consumi e redditi. E alla fine del 2012 dobbiamo anche osservare con dolore che la fiducia di imprese e famiglie è ai minimi storici, ai minimi degli ultimi 10 anni, era bassa nel 2011, si è ridotta di un altro 12%. E quindi dobbiamo porci la domanda di come cambiare questa tendenza, perché la fiducia di imprese e famiglie è un capitale sul quale costruire. Se si distrugge, se evapora, sarà non difficile, impossibile ricominciare a crescere. Il trasferimento di ricchezza dal settore privato al settore pubblico è avvenuto attraverso uno strumento tristemente famoso, per nobili obiettivi, ma tristemente famoso, cioè l'incremento della pressione fiscale. In verde vedete la pressione ufficiale, quella apparente, cioè semplicemente gettito diviso PIL. Noi abbiamo utilizzato la definizione Eurostat, abbiamo considerato il maggior gettito IMU rispetto alle ipotesi di governo che secondo noi c'è stato nel 2012 e ci sarà anche nel 2013, e vediamo che nel 2012 la pressione fiscale apparente dovrebbe raggiungere il 45,5%, un dato appunto sconosciuto nella storia del Paese. Non solo, questo dato tende a crescere nel 2013 e non abbiamo considerato i possibili eventi negativi sul fronte Tares, perché sul fronte Tares, come è successo per l'IMU, abbiamo questo strano fenomeno per cui nei documenti ufficiali aggregati c'è un numero, poi il federalismo, con una pluralità di soggetti che hanno una certa autonomia impositiva, può fare variare questo gettito e poi non si capisce bene dove finisca il sovrappiù. Se togliamo la quota di prodotto lordo sommerso, che abbiamo ipotizzato costante dal 2008, abbiamo la pressione fiscale legale, cioè quanto un euro di reddito mediamente completamente dichiarato e che paga imposte colpito dalla pressione fiscale. Qui siamo quindi ai record mondiali e storici per il nostro Paese, 55,2 nel 2012, oltre 56 nel 2013. È opportuno per memoria ricordare e aggiornare i numeri della dinamica dei redditi e dei consumi, sempre in termini pro capite, in termini reali, perché ci sono i dati nuovi del censimento della popolazione, ci sono i dati nuovi dell'Istat sul terzo trimestre del 2012, e quindi qui non c'è tanto da fare considerazioni. Come reddito disponibile siamo tornati al 1986, come consumi siamo tornati al 1998, il che, diciamo, si autocommenta e quindi posso proseguire. Posso proseguire spostandomi un po' dai dati strettamente economici a dei dati che confinano, credo opportunamente, con la dimensione sociale di una crisi economica che ha tutte le potenzialità, e noi dobbiamo riconoscerlo con grande franchezza e con grande lucidità, di trasformarsi in una depressione di tipo sociale. Qui vediamo il tasso ufficiale di disoccupazione arriva negli ultimi mesi del 2012 all'11%, se però consideriamo la cassa integrazione a zero ore, quindi il monte ore diviso per i lavoratori diciamo a tempo pieno, e una frazione piccola, conservativa, degli scoraggiati, cioè dei soggetti che potrebbero lavorare e invece non cercano lavoro, abbiamo un risultato abbastanza preoccupante che ci porta al 13,5%. Detto in termini di numeri, il nostro sistema economico è incapace di includere nel sistema produttivo delle persone che erano 2 milioni nel 2007 e ora sono 3,5 milioni nel 2012, che sono pronti, sono disponibili per l'attività lavorativa, e questo è anche un problema, credo, di tipo sociale. D'altra parte, se ci spostiamo a destra di questa chart, vediamo un dato un po' trascurato ma che vale la pena di ricordare, cioè le persone assolutamente povere secondo la definizione dell'Istat, cioè i soggetti che non arrivano
ad acquistare in un mese un paniere minimo di beni e servizi di sussistenza. Ecco, queste persone sono passate, sempre secondo l'Istat, da 2,5 milioni del 2007 a 3,5 milioni del 2011, e quindi non ci stiamo mettendo, perché non abbiamo i dati relativi al 2012, che è l'anno peggiore dal punto di vista della crisi economica, quindi con un incremento del 40% di persone povere. Ecco, la domanda che tutti ci dobbiamo porre è: questi numeri quanto possono crescere? A nostro avviso non possono crescere più di tanto senza innescare un elemento di grave fragilità in termini di coesione sociale. Cerchiamo di prevedere, di vedere avanti rispetto agli eventi prima che accadano. Abbiamo parlato di un'importante riduzione degli spread finanziari, ma le nostre imprese, soprattutto le piccole, si confrontano quotidianamente con una serie di spread reali. E qui non commento questi numeri che dovrebbero essere ben noti, ma se parliamo di giorni di attesa di pagamenti da parte della pubblica amministrazione, di oneri amministrativi e fiscali che un'impresa deve adempiere nella sua corsa veramente a ostacoli durante tutto l'anno, abbiamo dei distacchi che non permettono al nostro sistema di essere adeguatamente competitivo. Ci aggiungiamo anche il costo dell'energia per le imprese, che è del 37% più elevato rispetto alla media dell'Eurozona, e quindi questo mi restituisce un quadro nel quale, quando diciamo che il nostro sistema economico è poco competitivo, ha perso competitività, possiamo attribuirci tutte le responsabilità che vogliamo, ma dobbiamo deflazionare queste responsabilità da queste variabili di contesto che vanno aggiustate immediatamente. Viceversa, dobbiamo arrenderci a una progressiva marginalizzazione. Vado a chiudere, ma fatemi dire un paio di cose sulla produzione di ricchezza del sistema delle imprese non finanziarie. Ora, al di là della riduzione di reddito disponibile delle famiglie, vediamo il risultato lordo di gestione delle imprese non finanziarie. Il risultato lordo di gestione vuol dire il margine operativo prima di pagare le imposte e gli ammortamenti. Beh, fatto 100 il 2007, il sistema in termini nominali è sceso a 64, quindi con una perdita del 36% nel 2012. Se ci togliamo il potere d'acquisto, il sistema delle imprese ha ridotto la sua marginalità del 42%, il che potrebbe essere una cosa per qualcuno con poco valore o addirittura una cosa positiva. Voglio ricordare che con questa marginalità, con questo trend, la parola investimenti, il concetto di investimenti rischia di diventare un ricordo, per chi ha fatto economia o statistica, un ricordo di tipo universitario, di tipo scolastico. Non ci può essere una pianificazione efficace degli investimenti a fronte di questa riduzione di marginalità, il che poi porta anche al ragionamento sulla mobilitazione. Il riflesso di questi dati è la progressiva evaporazione del tessuto produttivo. Ancora ci sono soggetti, anche istituzionali, che non ci sentono da questo orecchio, ma invece questi dati vanno guardati con attenzione. Prima di parlare di dati di mortalità, voglio segnalare un aspetto particolarmente drammatico che riguarda il settore delle costruzioni, un settore molto orientato all'interno, molto orientato alla domanda interna, di solito viene definito come un volano della nostra economia, è corretto. Beh, l'indice di produzione industriale delle costruzioni è sceso del 37% nel giro di 4 anni, tra il 2008 e il 2012, il che implica che c'è una patologia che va affrontata e che va curata, ma in generale tutti i settori hanno sofferto delle riduzioni gravi. In termini di nati mortalità, nei primi 9 mesi del 2012 rispetto ai primi 9 mesi del 2011 abbiamo un incremento della mortalità netta, quindi il saldo tra iscritte e cessate, considerando anche le cancellazioni di ufficio, che è cresciuto di qualcosa come il 30%, del 60% per quanto riguarda l'artigianato, la piccola manifattura e le costruzioni. Se non si inverte questa tendenza, non ci sarà possibilità di uscire da quella che sta diventando una depressione economica. Ho finito, non posso che chiudere con una riflessione di ulteriore fragilità endemica e tradizionale del nostro sistema economico, che le politiche degli ultimi 50 anni non sono riuscite a migliorare, che la grande eterogeneità di performance, di risorse e di performance tra nord e sud del paese. Con un sud così debole è difficile attendersi verosimilmente, lucidamente, un incremento della ricchezza media nazionale significativo. Vedete, i numeri si commentano da sé,
Se i consumi sono scesi mediamente del 7,2% per l'Italia, sono scesi dell'8,8% nel Mezzogiorno. Non solo, la disoccupazione passa dal 6,1 al 10,4, questi sono i primi 9 mesi, gli ultimi mesi siamo all'11% per l'Italia. E per quello che riguarda il sud ci stiamo avvicinando al 17%. L'Italia in termini di disoccupazione giovanile, che è un concetto complicato ma che comunque nel confronto con gli altri paesi ci inchioda delle responsabilità importanti, ha un tasso di disoccupazione giovanile che passa dal 20 al 34%. Mi pare che ce ne sia abbastanza per trasmettere un messaggio che non è ansiogeno ma che è di urgenza, di luce d'urgenza, per porre rimedio a questi problemi. Grazie. Grazie. Cari amici, innanzitutto un saluto a tutte le associazioni territoriali di Casa Artigiani, qui rappresentate dal Presidente Basso, di Confesercenti, rappresentate dal Presidente Venturi, Confartigianato, rappresentate dal Presidente Merletti, CNA, rappresentate dal Presidente Malavasi, e un grazie a tutti per avere aderito a questa importante iniziativa, per l'impegno profuso da tutti sia a livello centrale che periferico. I dati che abbiamo appena ascoltato dal dottor Bella confermano purtroppo la drammaticità, la profondità, la durata della crisi in cui si trova ancora il nostro Paese. Una crisi che viene da lontano e rispetto alla quale ancora non si riesce a scorgere l'uscita dal tunnel. Una crisi che ha colpito e che continua a colpire indistintamente tutti i settori, senza fare sconti a nessuno. Una crisi che si è abbattuta soprattutto su quell'Italia produttiva dell'economia, dei servizi di mercato, del terziario, dell'artigianato, dell'impresa diffusa, che vivendo prevalentemente di domanda interna sta pagando il conto più salato. Tanto che nel 2012 in Italia ha chiuso una impresa al minuto. Le imprese che noi rappresentiamo sono il luogo dove si crea ricchezza e nuova occupazione, anche in tempi di crisi. E dunque, se questo luogo viene indebolito o distrutto, insieme vengono meno anche le prospettive di crescita per il nostro Paese. Insomma, io la dico così: insieme a un pezzo di economia che muore, muore anche il Paese. Certo, bene ha fatto il governo Monti ad avere messo in sicurezza i conti pubblici, a rafforzare la fiducia nei confronti della capacità dell'Italia di onorare il proprio debito pubblico, così come è stato un bene per il nostro Paese la riduzione del costo del finanziamento del debito pubblico per via della riduzione dello spread. Tutto questo ha consentito all'Italia di recuperare fiducia e credibilità a livello internazionale e ci ha consentito di superare i primi tornanti della crisi. Ma lo si è fatto certamente al prezzo salatissimo di una impennata della pressione fiscale complessiva e di pesanti effetti recessivi che ne sono derivati. Un dato per tutti: il reddito pro capite delle famiglie è tornato addirittura ai livelli di 27 anni fa. Se questa è dunque la situazione, è evidente che con una pressione fiscale di oltre il 56% per i contribuenti in regola, una burocrazia che richiede ad ogni impresa 120 adempimenti fiscali ed amministrativi ogni anno, uno su ogni 3 giorni, e un sistema del credito che nell'ultimo anno ha ridotto di 32 miliardi l'erogazione di finanziamenti alle aziende, il nostro
sistema di imprese continua a rimanere sull'orlo del baratro. Occorre allora reagire per evitare di continuare ad avvitarci in questa perniciosa spirale recessiva e tornare a crescere il più velocemente possibile. Per questo le nostre imprese, quello dell'artigianato, del commercio, del turismo, dei servizi, della logistica e le piccole imprese del manifatturiero e delle costruzioni, che non demordono, non si vogliono rassegnare, non vogliono tirare i remi in barca, ogni giorno si impegnano per costruire lavoro e benessere, hanno deciso di non tacere più, come ricordava all'inizio Sergio De Luca, di non tacere più la loro sofferenza. Una richiesta, lo voglio sottolineare, che è venuta proprio dalle imprese che noi rappresentiamo, a testimonianza di come questa loro sofferenza abbia ormai superato i livelli di sopportabilità. Ecco perché una mobilitazione nazionale per far sentire la nostra voce e invitare, persuadere, costringere la politica a fare una riflessione vera, nuova, moderna sul ruolo che le imprese che si riconoscono in rete Imprese Italia possono avere per la ripartenza della nostra economia. Ricordando come questo sistema di imprese che noi rappresentiamo vale il 60% del PIL e della occupazione, ricordando come questo sistema è stato, è e sarà l'unico in grado di riassorbire disoccupazione e di creare nuovi posti di occupazione. Ora queste stesse imprese non ce la fanno più a reggere il peso della crisi. Non ci stanno più ad essere considerate marginali, soprattutto perché tornare a crescere significa tenere insieme dinamicità dell'export e toricità della domanda interna. Tornare a crescere significa tenere insieme politica industriale e politica per i servizi e per l'artigianato. E quindi il messaggio alla politica e alla prossima legislatura, che il 28 gennaio, giorno della mobilitazione, partirà chiaro e forte da tutta Italia, è ripartire dalle imprese legate al territorio, cioè da quel tessuto produttivo che nonostante tutto non si rassegna, che nonostante tutto, lo ripeto, non vuole tirare i remi in barca, si è messo in discussione e ha saputo innovare. Ecco perché il 28 gennaio le associazioni aderenti a Rete Imprese Italia organizzeranno su tutto il territorio nazionale iniziative che possono andare dalla convocazione degli organi, consigli, assemblee aperte con la partecipazione di imprenditori, politici, amministratori locali, candidati alle elezioni, fino ad arrivare a vere e proprie manifestazioni pubbliche in piazza per sottolineare la sofferenza delle nostre imprese. Dal canto nostro, quella sarà la giornata in cui renderemo pubblico attraverso un documento il nostro contributo di proposte per la prossima legislatura. L'Italia ha persone e imprese straordinarie per tornare a crescere, ma serve un governo che lo voglia fortemente e subito, perché il tempo è già scaduto. Chiediamo dunque di riaprire una nuova stagione di dialogo che metta al centro della politica economica della prossima legislatura chiunque governi le istanze di questo sistema di imprese. Chiediamo di essere ascoltati senza perdere di vista un punto che porremo in sede di confronto con le forze politiche e con il governo che verrà. Quello di integrare le ragioni del rigore con quelle della equità e della crescita e della coesione sociale. E questo significa, guardando alla legislatura che verrà, marcare
l'importanza di una comune responsabilità repubblicana. È una responsabilità che chiama in causa politica ed istituzioni, ma anche il ruolo di rappresentanze sociali ed il ruolo di Rete Imprese Italia. Perché questa comune responsabilità repubblicana non potrà che giovare al superamento delle sfide ancora aperte per il nostro Paese e anzitutto al superamento della sfida del ritorno alla crescita. Ma significa anche e soprattutto per le nostre imprese aggredire e risolvere tre grandi problemi, fisco, credito e burocrazia, che per molte imprese sono state la causa della chiusura dell'attività. Noi la nostra parte la faremo per far valere le nostre ragioni, le ragioni della crescita, le ragioni della crescita delle imprese e in questo modo del Paese tutto. Sono ragioni che in assoluta autonomia cercheremo di far valere nei confronti con tutte le formazioni politiche, con una critica della politica esigente e severa, ma al tempo stesso capace di distinguere, proprio perché capace di distinguere, in grado di cogliere la necessità di coniugare rigore dei conti pubblici, riforme e misure per la crescita. Se vogliamo dunque far rientrare l'allarme rosso del 2013, non possiamo aspettare la crescita, ma dobbiamo costruirla da subito tutti insieme. Un rinnovato ringraziamento a tutti ed un grande arrivederci al 28 gennaio. Grazie.